Zildan Kaffa Ride da 20 pollici, 2 kg 547 grammi, vintage, anni 80-90. Abbiamo testato Zildan K Ride da 20 pollici. Non è un medium, anche se siamo sui 2,5 kg. Casa Zildan non riporta la dicitura medium. Evidentemente loro hanno degli standard diversi per catalogare i pesi dei loro piatti. Però a parer mio è un medium, perché più o meno sui 2,5 kg è un piatto medium. Un piatto veramente bellissimo, anche le condizioni in cui si presenta questo usato, tenuto veramente bene nonostante gli anni. È un vintage, quindi datato anni 80-90, lo potete capire un po' dal tipo di logo di questa cappa e dal fatto che la dicitura Ride è posta al contrario. Premetto che non sono di parte perché non sono un amante dei piatti Zildan. Sicuramente te ne sarai accorto all'interno del mio video, vedendo un po' la maggior parte dei piatti che ho sul mio set, puoi capire benissimo che non è Zildan la mia preferenza, anche se ci sono alcuni piatti che a me piacciono. In particolare questo Ride mi è piaciuto veramente il fatto che, nonostante il suo peso, ha una buona crashabilità. E in generi soft, dove gli accenti di bacchetta sono molto apprezzati, questo piatto si dimostra veramente all'altezza. Il suono è caldo e avvolgente, è scuro,
proprio perché la serie K è stata fatta apposta da Zildjian per le tonalità scure, a differenza delle A Custom, che sono molto più brillanti e dal volume molto più alto. Cosa veramente divertente è dare gli accenti sul bordo di questo piatto, perché reagisce e risponde veramente bene. Anzi, direi che è un po' sfuggente, si apre subito immediatamente non appena diamo un po' di forza con la bacchetta. Una cosa invece che non mi è piaciuto è la campana. La trovo molto squillante, anzi direi addirittura fastidiosa. Con questo non voglio dire che sia un piatto scadente, ma è una questione di gusti. Io preferisco le campane più secche e i ride molto più pesanti. Questo invece, la campana veramente ti entra nell'orecchio. Link qui sotto in descrizione. Per avere maggiori informazioni riguardo questo piatto, ti invito a iscriverti al gruppo Facebook Batteristi Garantiti. Nuove test audio sempre qui su Scegliere la Batteria. Metti un like e condividi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!